Allora, che l'ultimo combattente prima di chiudere gli occhi possa vedere nel cielo della patria il sole della pace italiana, il sole della pace europea, il sole della pace universale. Firmato Ettore Viola di Catassone. Arditi sul grappa, cuore, bombe e pugnale, e l'assalto è micidiale. Lo facevano gli arditi che sono diventati miti. Con onore e molta gloria han conquistato la vittoria. Qui nel grappa han sofferto, la porta della vittoria hanno aperto. Ora l'Italia è liberata, non verrà più riconquistata. L'ardito a casa è tornato, la pace ha ritrovato. Il ricordo è sempre lì e i suoi compagni li troverà un dì. Ha un valore simbolico molto alto. Ringraziamo naturalmente la sezione alpini di Roma. Noi siamo terra di alpini, quasi tutti hanno fatto gli alpini, compreso io, per cui capiamo lo spirito e la voglia che c'è stata di partecipare qua. La signora Menopi, che ha tutto quello che ha fatto per poter avverare quei tempi che noi conosciamo, che ci sono in Italia, è riuscita a smuovere per poter essere qui a fare questa cosa qua. E naturalmente l'associazione Nastro Azzurro, che credo è la, come si può dire, colei che porta avanti quello che è lo spirito del valore, quei valori che in questa Italia di adesso, con tutto rispetto, ma penso che nessuno sappia più cosa sono. Cioè, ci sono tutte altre cose fuorché quello che è il valore della persona e dell'uomo. Noi oggi spero che sia riusciti a riaccendere quella scintilla
di portare avanti certi valori che, come ho detto, sono proprio dimenticati. Grazie a tutti di essere stati qua. Mi associo a questi saluti, ai suoi ringraziamenti nei confronti degli amici del Grappa e al presidente del gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare, generale Umberto Rocca, per la sensibilità dimostrata nel far fare il duplicato della Medaglia d'Oro al Valor Militare di Ettore Viola, trafugata con un atto, diciamo, un vigliacco. Al Museo del Vittoriano, al Museo Storico del Risorgimento Complesso Vittoriano. Da ieri il cuscino di raso azzurro, dove sono allocate tutte quante le medaglie di questo leggendario eroe, è stato, diciamo, ricomposto con grazie alla medaglia portata appunto dagli amici del Grappa e consegnata alla vedova Palma Viola di Catasson, la quale a sua volta l'ha messa nelle mani del vice direttore del Museo Storico del Risorgimento, che l'ha posta nella teca riservata a Viola e diciamo alcune. In questa teca ci stanno anche altre cose riguardanti la Prima Guerra Mondiale. Quindi il cuscino da ieri praticamente adesso è completo, ma la sensibilità del generale Umberto Rocca, presidente delle Medaglie d'Oro al Valor Militare, ha fatto sì che uscisse fuori una seconda medaglia. Adesso consegno direttamente alla signora Viola. Non la darla più a nessun militare che te la venga a chiedere. Non vedere equivale a essere imbecille. Da queste azioni nel 1970 venne concesso all'onorevole Ettore Viola di aggiungere al proprio cognome la denominazione di Conte di Catasson. Dalla motivazione delle medaglie dell'eroe emerge il grande amore per la patria e il carattere dell'uomo Ettore Viola. Audacia, ardimento, alto senso del dovere, pronto ad assumere il comando, sempre primo nella lotta, ferito gravemente si rammaricava di dover abbandonare per qualche tempo il proprio reparto. Per tutta la vita lui portò con sé il ricordo dei suoi arditi, caduti sul campo di battaglia. Il Monte Grappa fu sempre nel suo cuore, tanto che alla sua morte nel 1986 il ministro della difesa concesse ad Ettore Viola il privilegio speciale di essere colto al Sacrario Militare di Cima Grappa accanto ai suoi arditi. E diciamo che scendono dal Grappa i custodi di questo eroe. Un ortaggio. Quindi, e noi ringraziamo come italiani.